Da oltre 70 anni Bindi porta la qualità della pasticceria made in Italy sulle tavole di tutto il mondo. Bindi Dolci e Caffè in Viale della Liberazione 1 a San Giuliano Milanese. Ragazzi, Car Wars, secondo girone, seconda puntata. Partiamo con tre macchine, una più diversa dell'altra. Oggi sarà dura, mettervi insieme. Chissà a casa cosa ce ne dicono. La due cavalli, la Iotto, il Raptor. Diranno, ma questi qua, ma dov'è la coerenza? Ma a noi non ce ne frega niente. Lolli, BMW 2018, Iotto. Un sacco di specifiche tecniche, sfidi con la tecnologia. Sfido tutti con la tecnologia, sfido con questa macchina innovativa, sfido i dinosauri e sfido l'Art Deco. Quindi ti sentiremo parlare di un po' di dati tecnici, avrai un sacco di cose da dirci. Un sacco di cose da raccontarti. Secondo me avrai un sacco di gente a favore che non dovrai convincere e un sacco di ostici che diranno la macchina a pile te la tieni tu. Pronto per partire. Luigi. Numero 4. Con questa macchina ho già voglia di parlare. Ah, certo. Ho già voglia di iniziare. Le cose belle si dicono subito. Le scarpe, la bocca, gli occhiali, la sigaretta, tu sei un pazzo. Due cavalli 1979. Giusto. Hai detto nel messaggio arrugginita in pace. Perfetto. Mi è piaciuta da morire. Però sei a Car Wars, ci vogliono un sacco di requisiti, eh? Vediamo se vinci per simpatia o no. Ma la macchina ci penserà da sola, io non servo. Tu hai un sacco di cose da dire, eh? Ti abbiamo conosciuto a Bob Gear in diretta e la parola non ti manca. Cercheremo anche oggi di non farcela mancare. Senti, sei il numero 5. Ok. Nella classifica generale, quando andrai a popolarla, attaccati il numero. Ok. Bene, vado dritto, subito. Di adesivi non ne mancano. Perfetto, vado subito. Grazie. Claudio! Un po' amici siamo diventati, eh? Molto. Ma mi dicono, amici. Ma tu, conflitti di interessi, ma smettetela, siamo amici e basta, siamo a Car Wars. Con Sofia, bambolina della puntata, eh? Senti, mi hai portato un Raptor del 2018. 18, bellissimo, nuovissimo, stupendo. Ambita, gettonata, cliccata su internet, tutti la vogliono, tu l'hai comprata. Ce l'ho fatta. Eh? Ce l'ho fatta, è bellissima, è grandissima e potentissima, è quello che volevo. E allora sei in gara a Car Wars, con grazie. Il numero 6, attaccati il numero, fallo attaccare a datemi Sofia. Datemi una scala che andrò ad attaccarlo subito. Pensa cosa devi fare per schiacciare i tuoi concorrenti, eh? Sicuramente, lo farò, sarà fatto. Bim, boom, bam, pari vinco io, pari vinco io, rispari pari tu, bim, boom, bam, 4, pari vinco io, bim, boom, bam, 5, 6, pari vinco io, rispari pari tu, ricorda la regola, guardate le regole, non si può barare nel gioco, per pari vinco io, dispari perdi tu, bim, boom, bam, 5 dispari, no, 5 dispari perdi tu, pari cioè, ma io vorrei io. Farvi vedere bim, che Franco sta boom, giocando a bim, boom, bam, visto, dispari, ma messa forse la mora cinese, bim, questo, inizia, bam, 8, pari vinco io, hai capito che pari, non mi devi lasciare da solo, pari vinco io, dispari, hai, perde lui, e non mi, a me non bim, interessa se vinci, bim, se perdi, boom, guarda, senza guardare, guarda, senza guardare, 1, 2, bam, sei vinco io, dai, vieni con me, Bob, c'è un sacco di roba da fare, mi devi un becca, Bob, ciao. Ciao, c'è un sacco di roba da fare. No, io di solito io vengo a guardare. Ho capito, ma sono stufo, ho capito. Che no, un cento, un cento. Se un tordino troverai, tutto il di fortuna avrai. Guardalo qua. Ciao, senti, Valli, cosa devo fare? Guarda, mi hai fatto fare un sacco di puntate da solo, ti sei nascosto dietro le telecamere, mi hai detto fai tu, sono stufo. Ti ho insultato. Mi hai insultato, me ne hai detto di tutti i colori. Oggi ti ho messo insieme, perché hai rivoluzionato tutto, no? Hai detto, Car Wars mi ha stancato, monotematico, tutte del 70, non mi piace. O perlomeno ti è piaciuto, però avevi voglia di vita. Casino? Casino. Le decisioni insieme. E cosa mi hai detto di fare? Di far uno contro tutti. Bello, un mischione. Ci divertiamo? Guarda che faccia che ha Luigi, guarda che faccia che ha lui e guarda che faccia ha la macchina, cioè ha la macchina. Scusa, qual è la macchina? Guarda. Qual è lui e qual è la macchina? Ah, ok, va bene. Allora, si assomigliano, però già la due cavalli è antropomorfa come il T1, no? Ha la faccia, capito? Una macchina non la fa. Lui, antropomorfo. Lui, guarda cosa ha fatto. Bellissimo. E i piedi sotto la bocca cosa c'è? Però sono molto curioso anche degli altri due. Sì, assolutamente. Molto, ma lui guarda che con le scarpe. Quelle le hai usate tu prima di metterle. Da quale comincerai allora a giudicare? Io credo. Perché lo schema non cambia, no? Cioè. No.
meccanica, valutazione giudice, ok. Io partirei con Lolli perché è la più bassa, è il numero 4 in classifica e sfida tutti con questa faccia, guarda che faccia che ha. Di Lolli o della macchina? Lolli, aggressivo. Guarda, vedi, lui dice io ho la macchina tecnologica, la più figa di tutte, con i bordini azzurri opachi che sanno di corrente elettrica. Cioè, quanto ha da dire? Partiamo da lui allora. Partiamo da lui. Dopo la pubblicità si comincia? Dopo la pubblicità si comincia. Va bene. JP, pari vinco io, dispari pari tu. Ma basta, tre, otto, vinto ancora otto, mi hai basta. Torniamo subito. Vinci dappertutto. Sempre. Il bistrò Bindi rappresenta un punto d'incontro dove coccolarsi e gustare il meglio della tradizione dolciaria italiana in un'atmosfera elegante e rilassata. Dalla prima colazione alla pausa pranzo, dalla merenda all'aperitivo, il bistrò Bindi è unico nel suo genere, con torte, monoporzioni, American style, gelati in vaschetta, da passeggio, semifreddi, biscotti, cioccolato, pralineria, creme spalmabili, caffè e infusi, pasta, riso, cereali, conserve, snack salati e vini. Da oltre 70 anni Bindi porta la qualità della pasticceria made in Italy sulle tavole di tutto il mondo. Bindi Dolci e Caffè in Viale della Liberazione 1 a San Giuliano Milanese. Sono Lolli Daniele, amo le macchine, anzi diciamo che vivo per le vetture, le ho avute un po' tutte. Questa volta ho deciso di provare a dare una svolta. Sono passato a questo giochino completamente diverso, una super sportiva con una motorizzazione elettrica e benzina che regala tante emozioni. Sfido tutti perché è un concentrato di tecnologia, è un'astronave solo a guardarla, molto elegante nell'insieme, però regala emozioni nonostante le sue... la sua piccola cilindrata. Vincerò perché è una supercar col motore di una Panda, ma con le prestazioni di una Ferrari. Vincerò per questo. La versione in produzione di serie della BMW i8 è stata progettata da Benoît Jacob ed è stata presentata al Salone Internazionale dell'Automobile del 2013. È dotata di apertura porte ad ali di gabbiano, head-up display, telecamere posteriori e un accorgimento elettronico capace di generare un rumore del motore artificiale. La produzione in serie dei veicoli per i clienti è iniziata nell'aprile del 2014. La trasmissione elettrica a due velocità è sviluppata e prodotta da GKN. È la prima auto di serie con i fari laser, che superano per efficacia ed efficienza le luci a LED. La i8 ha un peso di 1485 kg e un basso coefficiente di resistenza di 0,26. Nella modalità completamente elettrica, la BMW i8 ha una velocità massima di 120 km/h. In modalità sport, la i8 offre un'accelerazione da 80 a 120 km/h in 2 secondi e 6. La velocità massima controllata elettronicamente è di 250 km/h. La i8 ha un pacco batterie agli ioni di litio da 7,1 kWh con una capacità utile di 5,2 kWh e una gestione intelligente dell'energia che offre un'autonomia di 37 km nel ciclo NEDC. Nel ciclo EPA l'intervallo di modalità elettrica è 24 km. La i8 ha un consumo di carburante di 2,1 litri per 100 km nell'ambito del test NEDC, con emissioni di carbonio di 49 grammi per chilometro. Il consumo di combustibile, quando funziona solo con benzina, è di 8,4 litri per 100 km in città e 8,1 litri per 100 km in autostrada. Ibrida e velocissima, basterà per battere la mite 2 cavalli e l'aggressiva Raptor? Bob! Mi devi aiutare! Dove? Ste macchine qua a batteria, io... Oh, c'ha la posizione qui, non la molla però, ma è così! Ma guarda, ha veramente una posizione di sfida! Aspetta, lo giro, è come Big Jim, devi fare così, lo giri, schiacci qua, muove il braccio, vedi, fai così... Elettrico! Settimana scorsa avevamo Piero con la Willys del 51, proprio da guerra, che mi ha detto, vieni a fare Car Wars, ho portato la macchina da guerra! Tu invece hai la faccia del Rambo! Io sono agguerrito. Sei agguerrito. Mamma mia, paura. Ti hai portato sta macchina che io ho letto qualche cosa su internet stamattina, perché sai che sono su un altro mondo, no? Certo. In più abbiamo rotto il ghiaccio, come dicevamo, di farvi partecipare tutti, quindi dovevamo anche
essere preparati. Meno male che c'è Franco, che lui sulle ibride molto agguerrito, lui è molto agguerrito. È super documentato, molto più di me in questo pianeta. La compreresti? Non lo so, voglio provarla dopo. No, così sulla carta no, anche perché io sono per le macchine non comode, utili, versatili. Questa sicuramente ha tantissimi contenuti, però per quello che deve fare io, tu sai che io vivo in quel camper lì, tra l'altro stamattina quando sono arrivati molto prima di te, lui ride già perché sa, ero qua all'alba, hanno parcheggiato di fianco al mio camper. Prova a aprire quella porta lì, apri quella porta, non si sa neanche cosa bisogna diglielo, apriti. Ecco, se è aperta la porta e io ho sentito contro il camper boom, così, no? Dico, porca miseria, qualche bigolo posteggiando mi è venuto contro. Ho guardato dallo spioncino, era allora, hanno aperto la porta, bam, contro il mio camper. Per cui, sai, è pro e contro dell'ali di gabbiano. Pensa che io non l'ho aperta perché pensavo fosse una sfida per cercare la maniglia. Meno male che è venuto Filippo a darmi una mano, perché sennò... Ma è proprio Filippo che mi ha massacrato il camper, dopo facciamo i conti. Senti, perché non è fighissima però, questo colore sotto bellissima. Il sole, insomma, un po' mi ha rapito, perché sai, io comunque sono qua anche per darvi un punteggio, no? Certo, certo. E devo passare dalla 2 cavalli del 79 alla I8. A Raptor, che sono la mia vita, cioè faccio fatica, capito? Ad allineare il cervello, per cui dai, convinci Franco. Motore, questo è un 1500, un sovralimentato, un 3 cilindri che erga 231 cavalli, accoppiato con un motore elettrico da 87 kW, quindi altri 121 cavalli che accoppiati insieme fanno 360 cavalli. La particolarità è che vengono erogati in un attimo, sono presenti immediatamente e dà l'emozione, nonostante che abbia un motore, come dicevo prima, di una Panda, perché un 1500 non si spaventa, ha le prestazioni di una supercar, legata insieme, accoppiata con questo motore elettrico, regala delle emozioni che non pensavo. Mm-hmm. Io, Mauro, mi conosce da anni, io anch'io sono uno che viene da motori 8 cilindri, quindi per me l'8 cilindri vuoto è tutto, non è, ho detto tento, faccio un esperimento, la provo, mi sono innamorato. Eri un po' scettico. Senti, leggevo che ha un drag, un CD pazzesco, 0,26. D'altronde queste macchine devono essere efficienti anche da quel punto di vista lì. Per cui sia alla propulsione, come diceva Lolli, ma anche allo stile, al design. È vero, qui troviamo un'ibrida bella, no? Carina, che è stata la prima sportiva. Ma hai sentito come ne ha parlato? Cioè, sembrava stesse leggendo una rivista. È vero, beh, insomma, si capisce. Tornando al discorso, visto che tu mi dicevi, qua c'è il plugin, vedi? Così, quando vai a berti il cafferino, colonnina, invece la benza da casa dura tre ore da casa e un'ora e mezza. Srotoli, la prolunga e la benza dove la metti invece? La benza dov'è? La benza dall'altro lato. Ok, il 1500 è quello che monta la Mini? Per, come concetto? Il 1500 è quello che monta la Mini di concetto, tre cilindri sovralimentato. Ovviamente studiato e migliorato per questa vettura e devo dire regala anche una bella sonorità, perché li hanno messo insieme veramente, hanno copiato questa particolarità di un motore piccolo con prestazioni uniche, dandogli una bella sonorità. Sali in macchina, la proverai, ti regala le emozioni di una macchina veramente una supercar. Luigi, scusami, vieni qua. Tu che sei arrivato con la 2 cavalle ti trovi Lolli con la I8. Ma come lo sfidi? No, non capisco. Mi voleva perché... prima sigaretta. No, non capisco perché avete accettato anche i prototipi. Non è finita. Non è finita, manca un pezzo. Ma il motore c'è, sicuro? Sì, dovrebbe. Ah, okay. Non l'ha spinta. Sembra uno di quei disegnini che ho visto al Salone di Torino, sai. La Senti Lolli, secondo me frena. Direi di sì, ha un gran sistema frenante quasi imbarazzante. E poi ha le gomme anti-consumo, anti-batteria, anti-inquinamento, anti-tutto, anti-aderenza. L'aderenza ce l'ha e anti-tutto. Effettivamente una particolarità è che oggi con tutta la storia che lo stress ci fanno sull'inquinamento e Euro 6 non vuole più far girare neanche i diesel, beh, questa è una macchina del futuro, mettiamola così. Quanto pesa? La macchina pesa 1500 kg, 1470 kg. Guarda che faccia. Quindi per 1500 di cilindrata ha un rapporto peso potenza che è imbarazzante. Io quello che ti chiedo è quanto fai in versione solo elettrica, full elettrica, quanti chilometri fai? Full elettrico circa 40 km, andando per 37. Andando a 6 all'ora si rifà? No, andando tranquillamente in ciclo urbano. Calcola che io non l'ho ricaricata dall'altro giorno, sono a 16 e ho ancora un 16 km di autonomia perché non ho avuto modo di fermarmi. Ha un buon consumo, nell'insieme era portata bene, ovvio. Ha bisogno di poter usare anche con la parte classica del motore a benzina perché aiuta un po' la ricarica. Le prestazioni le ottieni combinando i due motori. Ecco Mauro, prestazioni, questo è un altro argomento importante perché da 0-100 in 4-4, però 4. Io dopo quando la proveremo secondo me sarà lì la svolta, no? Il capire
che tipo di sensazione, come diceva lui, che va te, sempre. Io e te ricordiamo sempre che non siamo ancora entrati nel pianeta ibrido elettrico, facciamo un po' fatica. Per cui ci stiamo cercando di non fare gli ignoranti radicali e di immergerci nelle informazioni, certo, no? Quelle date da te, da chi ce l'ha, hai capito? Toccarla con mano, guidarla, per cui il giudizio alla guida sicuramente sarà... Hai detto una cosa sacrosanta, è da guidare. Quando la metti in moto, allora ti trasmette quelle sensazioni che, vista così, dici è un bell'oggetto, ma mi sembra la macchinina di Barbie. No, questa è veramente un grande oggetto. Loli, vieni qua perché abbiamo bisogno di scoprire un po' di segreti. Senti, però... si vede da dove arriva, eh? Ah, si vede da dove arriva, l'abbiamo visto, che grandiosi. Grande concessionario a tutti i marchi. Quindi. Qui cos'è che c'hai? Qui abbiamo un capientissimo... Ah, qui c'è proprio da caricare... Esatto, la tua sacca sportiva per la fidanzata. Beauty case e il caricatore. Perché lì c'è il motore? Qui c'è la parte elettrica, la parte, scusami, benzina. Termica qua dietro, termica, qua. Invece davanti abbiamo la parte elettrica. Ok, per cui voglio dire, devi andare via in due caricando i sedili posteriori. È un 2+2, quindi sono stati furbi che sono riusciti in un istante tutto a creare due posti. Calcola che ieri sono andato a prendere Filippo, eravamo in tre, Filippo non è proprio piccolissimo. Adattandoci si sta. Cioè, se vai a prendere la scuola, lo zaino lui lo lascia in classe e lo prendi il giorno dopo. Il giorno dopo, lo andiamo a prendere dopo. Se lui fa l'artistico, la tavola che disegna la metto sul tetto, la incolla. Senti, però ti chiedo, chiedo anche a Mauro, perché è vero, 300, quanto fa? 360 cavalli più o meno, no? Sì, 230 più 362 cavalli. Da 0 a 100, 4x4 abbiamo detto, 250 all'ora, velocità massima limitata. Il perché della limitazione? Perché si limitano alla fine? Se... È per dare probabilmente anche un po' un senso civico ai proprietari, perché è una macchina che questa supera i 300 all'ora, è stata testata oltre i 300 all'ora, però... dargli un tetto massimo su cui non strafare, mettiamola così. Già 250 all'ora oggi, sai, il codice stradale è severissimo, poter andare in pista e già divertirti a 250 all'ora è un gran bel viaggiare. Sì, sono d'accordo sul fatto che sia istigazione alla velocità di punta. Anche invece... perché calcola che è una macchina che l'hanno fatta per tutti, questo è veramente un mezzo che lo guida. Io che voglio divertirmi, la domanda a mio papà, si diverte, perché aiuta moltissimo alla grande elettronica, che c'è la tecnologia concentratissima. Quindi deve essere anche un mezzo che ti permette di divertirti, ma non di farti del male. Questo ti aiuta. Dimmi una cosa, sei a Car Wars, Lolli. Sì. Ci prevediamo di andare avanti con una quarantina di macchine, magari più, magari meno. Dove vai a finire tu? Dai, fammi un pronostico. Tu che hai maneggiato tutte le macchine del mondo, cosa farai a Car Wars? Lolli Daniele e la sua I8. No, io conto che di poter mettermi in una posizione alta della classifica. Primi 10, primi 5? Primi 5 io conto. Wow, wow, bravo, audace. Bravo, Lolli, audace, scusi, no, sono audace perché è una macchina che è audace, ma è una macchina diversa. Bravo. E qua per farsi vedere e farsi apprezzare. Allora, facciamoci apprezzare, Lolli, che adesso la prova verità, prima di andare a guidare, la facciamo io e te. Vai di là. Tu, no, vai di là. E sali dietro, perché adesso voglio dire, è facile, mi dici. Hanno messo due sedili, ma bisogna vedere se i sedili sono praticabili o meno, perché già salire qua, Lolli, qua già bisogna fare la piccola contorsione, ma lì, come si chiama quella che fai? Come si chiama? Filippo è alto 2 metri, quello che devi fare così, come si chiama? Come si chiama quello che devi fare? Scusate. Il limbo, devi fare il limbo per andare su. Dai, sali dietro, Lolli. Senti, è comodissima dietro. Vado Lolli, avanti. Sali. No, no, Lolli, sali è dietro. È la fine del mondo. Lolli, guarda, sali dietro. Mi piace un Lolli, sacco. Sali ragazzi, di dietro. Ragazzi, compratela. È veramente comoda come una Station Lolli, Wagon. Se sei un uomo, sali. Però io sto davanti. Lolli, va se bene? Sei un uomo, sali. No, Willy, no, sali no, dietro, non per favore. Fagli neanche. Vedere che siamo... Ok. No, no, sali dietro. È comodissimo. Fai salire Willy dietro. Ma tu l'hai visto? No, ma già fai salire Willy. Io l'ho girato dall'altra parte. Non c'è Willy dietro. Mi ha preso mentre io ero comodissimo. Voglio vedere Willy dietro. Ma manda Willy dietro. Portami a spasso. Da Willy. Accendi le batterie. Sofia, fai salire qualcuno. Non ci si può stare lì. Sofia. Ma no, fare Sofia è ancora piccola, cucciola. Ragazzi, è un prototipo, la devono finire. Ascoltami, scusami, posso difendere le 2+2? È sì. Per bimbi da un metro, eh. 2+2 significa 1,20 m. Va bene, andiamo a provarla? Sì. Sofia, dopo fai la prova nella parte posteriore. Comunque, ragazzi, annotate, perché non è voluto salire dietro, perché non ci sta dietro questo ciccione, non ci sta dietro.
Senti, non posso, Lolli, dobbiamo anche aiutare, no, a farla conoscere. Certo. Per cui un po' ti pizzicherò, ma un po' ti difendo. Grazie. Senza far vedere a nessuno, tanto ci sarei stato comodamente, per cui possono dire quello che vogliono. Chiudi. Allora, così siamo in elettrico, totale elettrico. Vabbè, c'è questo silenzio incredibile. Comunque mi piace, perché mi piace? No. Lolli, cioè, perché mi piace Bob? Spiega perché mi piace. Giusto, perché ci piace, perché comunque è un esempio di stile di design spaventosamente interessante. Eppure io le BMW, non è che non sia, non è il mio marchio prediletto. Questa così mi piace moltissimo, hai ragione, mi piace il cruscotto, mi piace la strumentazione. Sta cosa dell'elettrico è affascinante, cioè il fatto che non senti niente. Tra l'altro credo ci sia un dispositivo che simula un pochino il rumore di un motore, una cosa del genere. Senti, poi devo dirti che a parte la linea che è geniale, no? Adesso cerchiamo anche qualche difetto, perché sennò sembra che la stiamo vedendo. Però vabbè, l'abitabilità è il difetto peggiore credo sia quello, no? Beh, devono cercare il CX, devono stare, deve essere leggera. Però la scelta cromatica è meravigliosa, il bianco perlato così col nero e questa riga azzurro che ti porta proprio al pensiero della batteria, dell'elettrico, del techno, mi piace molto. Senti, è chiaro che noi radicali del motore a pistoni che fuma e inquina facciamo un po' fatica, no? Entreremo in questa dimensione, dai. Siamo abbastanza giovani e non troppo vecchi per dire che forse entreremo nel meccanismo. Non ci siamo ancora entrati, ma lo faremo. Per cui è giusto il motore piccolo, cioè stiamo parlando di downsizing come se fosse buongiorno, no? Ormai è nominata più questa parola nell'automotive che il saluto del mattino. È chiaro che era giusto combinarla con un motore piccolo. Ok. Quindi la scelta ci sta. Allora Vali, siamo ancora in modalità elettrica. Per andare nella modalità ibrida devo solo spostare la cloche del cambio verso la sinistra e qui si attiva invece la doppia motorizzazione. La cosa su cui volevo anche una tua riflessione è che, come abbiamo detto a Bob Ghier in studio, nei paesi scandinavi, soprattutto in Norvegia, le assicurazioni per queste vetture sono cresciute tantissimo. Perché? Perché le assicurazioni si sono rese conto che c'è un numero di incidenti superiore rispetto alle vetture tradizionali alimentate da motori termici. Questo perché, l'ha detto anche Lori in apertura, la macchina è velocissima. Io adesso provo a vedere sempre senza... Sì, si percepisce, siccome abbiamo davanti... Abbiamo davanti Pasquale e Willy che salutano, non riuscite a vederlo, però questa decolla veramente. È un aspetto da non tenere, di cui tenere conto, perché alla fine, mannaggia Utir, alla fine chi la guida è una persona normale. Ha detto Lolli, questa la possono guidare tutti, ok, questa la possono guidare tutti, ma da 0 a 100 in 4 secondi comincia a diventare un oggetto contundente se usato male. Guarda, è una riflessione importante, questa combinazione di legata alla possibilità di fare incidenti è passata in due modalità, no? Nel fatto che l'ibrido e l'elettrico col motore termico abbinato sono di macchine, come hai detto tu, prestazionali, quindi a volte pericolose e troppo silenziose in alcuni casi. Quando mi avevano venduto la silenziosità ho detto ma figurati se uno non vede una macchina. Cavolo, invece sembra proprio che le indagini e tutti quelli che sono i dati rilevati relativi ai sinistri portino l'elettrico per queste due motivazioni. Quindi fammi dire che non è cronaca da due soldi. Assolutamente da tener conto. In questo momento stiamo andando con la doppia del doppio motore, stiamo facendo, vediamo un dettaglio, 9,9 litri per 100 km, per cui siamo ben distanti da quei 50 km con un litro. Guarda, sui dati dichiarati per quanto riguarda le emissioni e i consumi, io vorrei che le case madri spiegassero quando hanno ottenuto quei dati, hai capito? Perché è troppo facile spendere su una rivista o in un servizio dati sicuramente ammaglianti, no? Perché estremi, ma fateci capire quando li fate, no? Perché se vi mettete in una strada non ventilata, perfettamente liscia, senza ostacoli e ottenete dei risultati e poi magari li ingigantite anche, poi noi dobbiamo interagire con un quotidiano che è un pochino differente, no? Che è la strada, la guida, la moglie, la spengo, l'accendo, la parcheggio. Sarebbe meglio dare dati più veri. Senti, facciamo indigestione di elettronica, perché dopo sulla due cavalli secondo me non troveremo tutti questi tastini. Abbiamo Eco Pro, Comfort, li tocchiamo tutti, così Lolli dopo non trova più i suoi settaggi. Comfort, credo che sia un qualcosa a livello di taratura delle sospensioni. Si è spostata la leva, ecco, vedi? Si è spostata la leva da sola. Se io rimetto Eco Pro e faccio Eco Pro, adesso siamo in Comfort. Eco Pro è ancora più parca.
tutta la strumentazione si colora di azzurro e diventa tutto diverso. Hai visto questa roba qua? Io non ho sentito un rumore, pensavo avessi spaccato qualcosa, tu invece no. Questa qui è la classica macchina che dopo 10 anni che ce l'hai non hai ancora capito come funziona. È bello forse, la scopri in divenire. Come i telefonini. Però dai, non male, Vanni. Senti, hanno portato a Car Wars una macchina, probabilmente sarà l'unica elettrica, a meno che noi selezioneremo un'altra. Non è detto, magari ne porteremo una seconda. Però questa ventagliata di techno, in una trasmissione che aveva preso, fammi dire, un filone un pochino differente, mischiato col sacro e profano, no? Stiamo facendo veramente qualche cosa di mai visto prima. Allora, tu adesso sei in macchina da sola, ok? Devi chiudere la porta. Chiudi la porta, dai. Povera Sofia. Va bene. Sai perché gliel'ha fatto fare Lolli? Perché ha detto, secondo me non arrivano alla maniglia le donne, hai capito? O le nostre mogli. Allora, riaprila. Stai seduta. Hai già la cintura allacciata, chiudimi la porta. La cintura, scusami. Allacciamola, facciamo le robe. Perché ci sono delle signore alte così, Sì, ma è un po' più. Ecco qua. No, mettila bene. Il Valli con le cinture non si incastra mai. Vai, chiudi la porta. Dai, Sofia, chiudi la porta. Dai, che ce la... sì, bravo, Lolli, non badare. Dai, Sofì, chiudi la porta. Vai, che ce la facciamo. Ce l'ha fatta. Dai, ci vuole molto. E qui scatta il suggerimento alla BMW di mettere un bottoncino perché ha il braccino che non arriva allora, alla maniglia. Dai, che con quello che la fate pagare forse un motorino elettrico in più ci sta. Il bistrò Bindi rappresenta un punto d'incontro dove coccolarsi e gustare il meglio della tradizione dolciaria italiana in un'atmosfera elegante e rilassata. Dalla prima colazione alla pausa pranzo, dalla merenda all'aperitivo, il bistrò Bindi è unico nel suo genere, con torte, monoporzioni, American style, gelati in vaschetta, da passeggio, semifreddi, biscotti, cioccolato, pralineria, creme spalmabili, caffè e infusi, pasta, riso, cereali, conserve, snack salati e vini. Da oltre 70 anni Bindi porta la qualità della pasticceria made in Italy sulle tavole di tutto il mondo. Bindi Dolci e Caffè in Viale della Liberazione 1 a San Giuliano Milanese. Mi chiamo Luigi Barbetta, sono nato a Matera e vivo a Milano. Nella vita mi occupo di tutt'altro, per me le macchine sono soltanto un mezzo di trasporto e mi piace girare la chiave e entrarci. Sono un collezionista, così mi chiamano, in realtà sono un appassionato perché ho diversi mezzi storici. Quando mi è stato proposto di partecipare a Car Wars ho deciso di portare con me una Due Cavalli del 79, cosiddetta arrugginita in pace. È una macchina che non ha subito nessun tipo di restauro, ha dei buchi così, però vincerò io perché anche le più belle delle modelle si alzano per far sedere una vecchia signora. Vi aspetto! Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. La Citroën Due Cavalli, dal francese deux chevaux, cioè deux chevaux vapeur, due cavalli a vapore, ha un motore anteriore bicilindrico raffreddato ad aria con trazione anteriore e fu presentata al Salone Mondiale dell'Automobile nel 1948. Venne prodotta da Citroën dal 1948 al 1990. Concepita dal vicepresidente della Citroën, Pierre Boulanger, per aiutare a motorizzare il grande numero di agricoltori che ancora usavano cavalli e carri nel 1930 in Francia, la Due Cavalli ha una combinazione di ingegneria innovativa e carrozzeria metallica semplice e versatile, inizialmente corrugata per una maggior resistenza senza aggiungere peso. La Due Cavalli era caratterizzata da un bassissimo costo di esercizio e dalla estrema semplicità della manutenzione generale. Un motore raffreddato ad aria facilmente riparabile che originariamente offriva 9 cavalli, la Due Cavalli consumava pochissimo carburante e con le sospensioni a corsa estremamente lunga offriva una guida morbida e una capacità di marcia insospettabile anche nel fuoristrada leggero.
Spesso è stata definita un ombrello su ruote, con la sua carrozzeria convertibile a profilo fisso che presentava un tettuccio apribile in tela a tutta larghezza, che fino al 1955 arrivava quasi al paraurti posteriore della vettura. Michelin introdusse e commercializzò per la prima volta il pneumatico radiale con l'introduzione della due cavalli. Prodotta in Francia tra il 1948 e il 1988 e in Portogallo dall'88 al 90, ne sono stati prodotti oltre 3,8 milioni di esemplari, oltre a 1,2 milioni di piccoli furgoni per le consegne, noti come furgonette. Non fatevi intenerire dai suoi occhialoni e dalle labbra dolci. Questa due cavalli e il suo proprietario hanno grinta da vendere. Allora adesso tu, con gli occhiali, tu e la macchina, devi stare lì fermo. Non ti muovere, perché voglio chiamare Claudio. Arrivo. È stato spettatore, Claudio, proprietario dell'F-150 Raptor, che guarda tutti dall'alto nel vero senso della parola, Abbastanza. Ti sei beccato i commenti sulla yacht, la compreresti? Vabbè, lo dico per cortesia, sì. No, dai, devi dire quello. È una bellissima macchina, tecnologica non è il mio genere, però è una bellissima macchina. Secondo me è fighissima. Sai perché ti dico questo? Perché la devi votare. Cioè, mentre tu ascolti le mie cavolate, quelle di Franco, la bella presentazione di Lolli, tu devi immagazzinare elementi perché dovrai anche prendere in mano la penna e votare, lo sai, Non sei qua solamente con Sofia a fare... No, presenza, assolutamente. Ti piace la Iotto? La compreresti tu? Tu sei digitale, tu devi dire di sì per forza, tu sei la nuova generazione per cui impazzirai per quelle macchine lì. Andiamo a rompere le scatole al signore con la macchina con la due cavalli. Bob, non pensare di addormentarti sul cofano del Raptor. Non sia mai. Per guarda che batto anche Sofia. Per favore, parli di qui. Vai. Io risparmi per di tu. Verso tu. Ti ho sempre detto, quando devi buttare le scarpe, non le dare ai proprietari delle due cavalli, perché le mettono sui rostri anteriori, buttale nel sacco dell'unico, capito? Invece tu le hai date a lui, e lui le ha messe sui rostri da due cavalli. Mauro, ma tu sai come sono comode? Quando tu entri in box, e in un box come il mio c'è bisogno di ottimizzare lo spazio, con questo arrivi giusto giusto al muro e non ti devi preoccupare di fare niente. Poi come vedi c'è anche il tacco che è perfetto. Senti, nuovo. Che tu non fossi completamente a posto, ce l'hai già dimostrato a Bob Gear. Adesso non perseverare, perché già ne abbiamo da dire qua. Abbastanza. Ha messo cosa sono Ray-Ban? No, ma al di là di qui, ma la polizia stradale se ti vede non ti... Sono stati omologati direttamente da Citroën. Sono sul libretto. Sono sul libretto, guida con lenti. Sono sul libretto. Guida con lenti. È bellissimo. Senti, ma lei non ha caldo con la bocca e la sigaretta? Ah sì, infatti questa è una mascherina invernale, però oggi abbiamo deciso di farla uscire nella sua mise un po' più... natalizia. Perché io l'avevo la due cavalli e c'era proprio la mascherina da incastrare. Ce l'abbiamo anche quella. Solamente con però insomma con sto caldo fammi dire poi il fumo della sigaretta, certo. Davanti. Senti Mauro, ma la cosa fantastica è che lui anche con questa qua ha il terrore del lavaggio. Cioè lui le macchine non le vuole lavare, mi spieghi perché? Vedi? Non romperla. No, perché stare, non le vuoi lavare? Stare, allora, ti devo spiegare una cosa. Non la vuoi lavare. Io quella avevo, l'ho comprata come prima macchina ed era bellissima perché quando andavi in campo, rodavi la prima botta e poi faceva tutto la macchina, capito? Ti aiutava. Tu dovevi solo stare fermo. Anche perché te se dovevi far tu era meglio. Era meglio lasciar fare. Perché non le lavi? Perché c'è questa fobia del lavaggio? Allora, in particolare con le due cavalli c'è un problema. Se vai con la pompa o con l'idropulitrice, comunque poi ti dovrai preparare ad asciugare tutta l'acqua che c'è dentro. Mm-hmm. In più ti siedi sul bagnato, quindi arrivi da qualche parte col sederino bagnato e a quel punto preferiamo portarla sporca. Poi ti dirò di più, la due cavalli è così talmente bella e così talmente particolare che non ha bisogno di essere pulita per farsi notare, perché una due cavalli sporca è reale. Tu potresti andare in giro anche con una I8 sporca, ma non sarebbe credibile. Quindi per cui il proprietario della Citroën due cavalli la deve tenere sporca perché deve portare la sua bellezza prima di ogni cosa. E la dimostrazione della tesi è la due cavalli è bella anche sporca e arrugginita in pace come lei. Ma però scusami, tu te non le lavi? Io non le lavo tutte. Allora lei la due cavalli questa. La teoria è sempre la stessa, le altre me le faccio lavare, non le lavo io, me le faccio lavare. Scusami, prima di ridere della mia macchina finisci di pagare le rate della tua. C'è una storia dietro quello. Dice. In realtà io ho dovuto mettere quel cartello perché mi ero stancato di sentire dai miei amici e dai miei vicini che la dovevo schiacciare, la dovevo rottamare, brutta, non serve. A questo punto da oggi i fiori ci sono perché questa è diventata come un carro funebre. I miei amici muoiono per salirci.
Allora scusa Valli, tu qui ovunque guardi trovi una roba, ma questo è il riscaldamento. Questo invernale. È il riscaldamento per l'inverno e poi ci abbiamo il riscaldamento per lo la vedi stagione là, Pasca, estiva. Lo vedi là, il condizionatore, sì. Lo vedi là? È quello dei camionisti quello lì. Tra l'altro quattro comodi posti, se ti vuoi sedere dietro qua lo puoi fare. Sì, puoi ma qua è facile, qua è facile. Anche in piedi. Questo lo rimetto qui nel suo vano. Secondo me sono le ganasce per quando parcheggi. Quella è una molletta che mi sono fatto fare apposta da un falegname di Como e che ha utilizzato questo qui, che è un materiale che si usa in edilizia, che riproduce il meccanismo di una molletta. Questa, se ti dicessi quanto costa questa molletta, farei prima vendere la macchina. Comunque la ganascia per il divieto di sosta. Sì, può stare. Sono due cavalli. Almeno non mi fanno la multa quando parcheggio male. Vabbè, ci fate vedere, il motore si apre, si vede. C'è non si può aprire in questo momento perché ci sono gli occhiali. Dovrei no, gli io occhiali, lo voglio vedere. Dopo ve lo faccio vedere dopo. Si rimane senza olio, senza, se rimani fermo qua sul ponte non di San Giuliano. Non ti preoccupare, ci butti una banana. Perché dentro. Può succederti, caro Willy, che rimani fermo sul ponte guarda, di San Giuliano oggi mentre vai via di qua. Guarda, può sarà succedere. Un piacere per te spingerla. Il fumetto che esce, il fumetto ricordati che esce. Ricordati che questa macchina, il bello di questa macchina, che per i tre quarti dell'anno parte ad uno e io mi faccio i primi 500 metri uscendo da casa e a qui un sei abituato, ed sei è abituato. Bellissimo. Ma scusami, adesso questo qua viene con la due cavalli tutta acchiettata e non ci fa nemmeno vedere non il si motore. Fa. Ma che cosa ti faccio vedere un motore da 29 cavalli con queste bestie ma che abbiamo? Ma a Carlos le giriamo sotto sopra, io devo vedere cosa hai fatto. Già mi hai detto che hai montato i freni a disco, a me piaceva con i freni a tamburo perché facevo wow. In realtà, wow, che erano sempre storti. In realtà un'altra cosa che io ci tengo tantissimo è che questa macchina un po' deve dimostrare quella che è la sua storia. Il primo proprietario l'ha tenuta per ben 31 anni, ha dovuto darla via perché la generazione digitale diceva che io ho preso la patente e non posso guidare questa cosa che mi vergogno, e ha dovuto farla fuori e ha trovato spazio nel mio box. Lolli ci voleva dire qualcosa, vieni Lolli, perché guarda gli interni, guarda come sono fatti degli interni veri, guarda, col cuscino antiemorroidi, guarda che, guarda l'eleganza. Ma anche il ventolino però per l'aria... C'è. Ah, l'ha messo! Ce l'ha tutti e due, Lolli, è registrato, guarda. Distratto, c'è anche quello, c'ha il phone anche per l'aria calda. Lolli, ma tu hai mai sognato di avere una due cavalli così? Ho avuto un incubo terribile, sì. Di averla, che me l'avessero messa nel box. È stato un momento. Poi mi sono svegliato tutto sudato. No, ok, non era la mia. Ma sai che non era il mio box. Che si viaggia anche in piedi, che questa potrebbe essere una papa mobile. Il problema è rialzarsi perché è scavato. Qui ci hai fatto delle gran cose qua dietro. Guarda, non oso immaginare cosa ha visto queste copri di sedili qua. Non so. I copri sedili sono cuciti a mano da mia madre. Quindi, per favore, un elogio particolare come il copri tenda da sole. Ma Luigi, scusami, ma a casa devono passare le immagini. Sì. Un cuscino. Sì. No, no, non scuotermelo in faccia! Ma non me lo scuoto! Ma dai! Il coprisedile del coprisedile. Il coprisedile di serie. I sedili sono intatti, L'aria condizionata. Che portate. Beh, Pina, è full. E aria calda, ti sei dimenticato. È strafulotto. Tutto, ovviamente tutto vintage. Scusa, Pascal, vieni qua, se riesci a farti largo nel casino, vedi, guarda quella classe qui, come se mi ha fatto questo, Neanche il centro tavola, questo l'ha fatto la mamma? Questo è tutto mia mamma, tutto su come si chiama mamma? Mia mamma si chiama Antonietta. Antonietta è un genio, guarda che meraviglia. Valli, comincio per paura. Attento alla testa, Mauro. Ma, mamma mia, il sedile è sfondato però, Semplicemente con le molle staccate per farvi stare un po' più comodi. Però alzatevi in piedi, fate vedere anche come la due cavalli può essere trasformata anche in un pick-up. Vai, Valli. Se tu vai all'IKEA, Valli, sei un ciccione. Si piega. Vai scomodo, Mauro, di la verità, vai scomodo. Dietro non si è voluto salire, qua sali anche in piedi. Poi anche viaggiare così è sicuro. Senti, assolutamente. Il test drive lo facciamo con lui che guida noi qua. E io che ti tiro una molletta in testa. Ma io anche no, io guido io e voi state in piedi qua a pigliare in faccia i passeri. E per porgere la via card quando arrivi. Vabbè, devo dire che... Lolli, ma tu faresti un giro con questa macchina? Facciamo un camera car tutti e quattro. Di andare a lavorare all'autotorino domani mattina a dire guarda l'ho cambiata con la I8. Mi devi poi trovare un posto da te in azienda. Secondo me ti fanno sindaco. Ti fanno sindaco. Se lo porti a scuola Presidente. Con la... Sì, secondo me tolto lui nessuno la userà. Ragazzi, io però devo dire una cosa a discolpa di questa macchina. Ma devo dire una cosa a discolpa di questa macchina. Questa macchina veniva venduta in Italia e l'alternativa italiana era la Fiat 126. Adesso senza nulla togliere la 126 che mi è anche simpatica. Secondo te c'è competizione tra le due? Ascoltami, ti ho detto che la due cavalli è stata la mia prima macchina, l'ho amata, mi imbarazza questa. E come mai poi ti sei guastato nel tempo, posso... Mauro? Come io mai che sono il più truzzo del mondo, il più anellato del mondo, il più tamarro del mondo, non ce la posso fare andare in giro così. Però immagina
Immagina... Non, tanto non lo trovi. Immagina i sorrisi che regali ai bambini quando ti vedono passare. No, questo, questo sicuramente. Ti posso dare una mollettata in testa? Fai quello che vuoi. Sofia, vieni un attimo. Facciamo il test drive. Sofia, fai sentire a questi due signori che cosa hai detto prima. Vedi, dillo bene, dillo bene il microfono. Allora, vince la puntata. La voce della verità. Vince la puntata, vai a casa, speriamo di non vederti più. Attacchiamo la molletta qua, se no si smonta. Andiamo a provarla. E vediamo che cosa succede dopo la prova. Va bene, come volete. Ci scendo adesso. No, che si ribalta! Non vi ribalterete mai. Cos'è la prima? Ancora non hai capito, hai messo la terza. È terza. Folle e gira così, dietro. Perfetto. Cos'è la prima? È uguale alla terza. No, vedi che è inclinato. Madonna, non hai mai provato la tua cavalli. Non hai mai provato la mia prima macchina. Accendi l'aria condizionata. Sì. Gira quel pomello lì, guarda. Questo. Vedi quel pomello lì? Questo qui. Quello lì. Avvitano. Vai, gira, che guarda cosa ah, succede. Ah, si aprono qui, però vedi, non mi ha detto di aprire. Entrano i moscerini. Ha bloccato le margherite, ha bloccato tutte le ventole. Dai, tira via le margherite. No, che... no, poverino, le ha messe qua, io non posso, devo rispettare il concorrente. Devi andare a sinistra. Un attimo! Ti stai distraendo. E che scendo da quella là, tutta elettronica, e questa qui... Non... Madonna, che salto, che ritorno al futuro che abbiamo fatto. Ho dovuto piantare una frenata, hai sentito che frenata che ho dovuto piantare? Ci mettiamo all'ombra, Valli. Sì, per favore, è caduta l'aria condizionata, guarda, è caduto il ventilatore. Quindi gli accessori sono abbastanza... Metto le quattro frecce? Posticci. Ce le ha? Ha le quattro frecce? Sì. No, gliele hanno messe, non le ha. Ce le ha, guarda. Non è il suo. Non va però. Non va, figurati, è finto. Va bene, qui c'è tutta la strumentazione che ti dice, ti tiene informato in ogni istante, caro Valli, di quello che succede a bordo. Allora, questa... la centralina. Una centralina credo che sia là sotto e l'altra, quella della gestione... Non è tanto diversa da quella della Iotto cruscotto, dai, guardalo bene. Cosa c'ha, cosa c'ha in meno? Pensa che, secondo me, quell'affare lì sotto la spia rossa di sinistra, sì, se lo schiacci... No, prova a schiacciarlo. Non c'ho paura. Guarda, schiaccia. Quello ti dice se c'è l'olio nei freni. Questo qui? Ti rendi conto? Perché i freni sono olio? Hai capito? Non li avevano già tolto le bacchette, i fili e le manettine. Vabbè, ma voglio dire, ma cos'ha in meno di una i8? Valli. Ma ascoltami, sì, onestamente parlo, non ci sente nessuno. Cos'ha in meno della i8 della BMW? Ma sono stufo di dirlo, è stata la mia prima macchina. Guarda il galleggiante della benzina che io avevo sempre a zero perché non avevo i soldi per farlo. Però qua facevi mille lire e andavo. Facevo mille lire e andavo. La mille. Eccoli là. Eccolo. Non cerchi di corrompere i giudici. Certo che Pasquale nel cassone fa ridere tanto. Senti, posso riprenderlo? Sì, devi riprenderlo. Dai. Facciamo vedere che eravamo fuori legge. Pascal, ti riprendo io. Dammi la seconda, Mauro. Dai, dritta, la seconda dritta, Bob. Bravissimo. Ma è semplicissimo. Hai visto? È come se fosse sul pavimento. Pascal, sei tu il protagonista di Car Wars oggi. Senti, ti piace? Ma quanto comoda è? Io la voglio subito, una due cavalli. Io l'ho amata alla follia. Perché non l'hai tenuta? Adesso ti faccio vedere anche la foto, la passiamo in regia. Ascoltami, no, così acchittata mi vergogno. Senti, Luigi è troppo estremo. Io non ce la posso adesso, fare. Attenzione, Valli, perché adesso dobbiamo passare dalla zona dei muratori. Quelli che stanno asfaltando là, che sanno hanno il pelo, sono sudati, grossi. Secondo me ci tirano. Secondo me ci sputano dentro. No, secondo me ci tirano una spaltata in macchina. Dobbiamo passare dicendo che non è nostra. Lo facciamo, glielo diciamo, no, io scendo e gli dico la... Io lo dichiaro perché veramente ho paura. Il badile entra qui, direi, uno dall'alto ti piglia te in testa e uno prende me qua di fianco. Io scendo e vado a indicare il proprietario. Diciamo, capito? Che è su quella macchina lì. Allora vado avanti e poi... No. Così è la prima, vero? Così è la prima. Ragazzi, dobbiamo passare dai muratori adesso. Il proprietario è quello lì. È lui, non è siamo noi. Il proprietario è quello lì. È lui, è là davanti. Non prendetevela con noi. Non è quello nostro. Che fa così fuori dal Dodge Ram. È lui. Avete capito? No, ma questi ci menano adesso, ci menano. Valli, io mi vergogno tanto. Però sono riuscito a ripartire due volte. Io mi sono messo dietro, perlomeno posso nascondermi. Ma col badile ti pigliano da sopra. O col piccone. Fammi vedere. Fammi vedere cosa succede. È bellissimo, io ho paura. Stanno arrivando i muratori, Valli. Valli, facciamo i disinvolti. No, anche perché questi non sono molto tolleranti, eh. No, anche perché continuiamo a passargli davanti mentre stanno lavorando. E loro diranno, ma proprio oggi. Guardate qua. Non ci sono, non ci sono, sono in pausa. Sono in pausa, sono sotto le piante. Sono sotto le piante, ci va bene. Meno male. Ci va dai. Bene, guarda. Tenete gli occhi chiusi, non guardateci, non guardateci. Non è nostra, è sua, è sua. È sua?
Vieni fuori, proprietario! Esci, se hai il coraggio! È esci, tua! Esci la faccia da lì! È sua, non è nostra! È sua, lo vedete è lì? È sua la macchina! È sua la macchina! Grazie. Ragazzi, ma come si fa ad andare in giro una macchina con gli occhiali? Ma guardate lì! È stupendo! Ma guardate proprio, guardatelo qua com'è bello! Mi sento veramente... Dov'è il clacson qua? Eccolo qua. Ha tutto, vedi? Ha anche il clacson! Il porta documenti, cos'è che ha detto? Ah, c'è il porta documenti, eccolo qua. C'erano dentro i soldi? Che secondo ci salta fuori il pranzo. La retro. No, la retro. No, no, non mi far mettere la retro, ti prego. No, non mi riprendere. No. Come faccio? Non so, devo leggere qua, devo dedurre qui com'è. Cazzo, cioè, hai lo schema, tra il contachilometro e il galleggiante della benzina hai lo schema, oddio. Ho picchiato la macchina dietro a casa di Pasquale. Fai là c'è un'altra GoPro, insomma, sto facendo un po' di confusione. Pascal! Mi state facendo fare troppe cose a Car Wars! L'operatore, il giudice, il controllore di Bobbiese. Eh? Ma no, devo rimetterla prima ancora, che angoscia. No, dai, ormai è così. Senti, ma abbiamo riscaldato perché il cacciese. Perché la slitta in sci? Perché la slitta in sci? Perché hanno due travagli. No, il pullman. Vai, vai, tocca a noi. Grazie, Carino ci fa passare, ci ha visto, ha detto senti, mamma mia. Senti, fare il secondo giro come la BMW, eh? No, no, direi di no, metto la freccia, se... Madonna, ho spaccato. Dobbiamo votarla, ragazzi, ma è una due cavalli, con gli occhiali, le scarpe, la bocca e la sigaretta. Le margherite. Siamo ancora in prima, questa è ancora... Bobbiese no, che guida. Cuscino, su coprisedile, su stemma del comune di Zeme. Va lì. Ma io non ce la faccio. Devo mettere la retro adesso per parcheggiarla. Ecco, perfetto. No, adesso no, perfetto, no, stoppa la telecamera, stoppa la telecamera, non farmi non far figure. Non ci penso neanche. Non farmi ti far faccio figure. Da retrocamera? Faccio la retrocamera? No, guarda le marce che io adesso qui devo... No, devo dedurre qua, scusami, qua... Mentre tu... Davanti alla non prima... Non voglio consigli, ci voglio arrivare da solo! Davanti alla prima! Ci voglio arrivare da solo! Non davanti suggerisca lei! Dov'è il mattone? Il mattone lì, vai, cioè... Vai, vai, te la fai! Quando senti pum, sei andato addosso al paletto! Bravo, bravo, bravo! Sono i sensori di parcheggio, senti i sensori! Vai, vai, vai. Lolli, ascolta, tiragli una scarpata a sta macchina, dai! Allora, sta frizzi! No, sono i sensori di parcheggio, perché senti! Ah, sensori di parcheggio! C'è anche l'anticollino! Vali, mi viene da vomitare! Mi viene da vomitare! Dai, vai dietro! Fermati! Ah, rilevamento! Quando mai hai fatto su e giù così? Ma no, va! Fermati, mi viene da vomitare! Vai da retro! Stiamo galleggiando, Pascal! Non ti preoccupare! Sono le onde! È passato... È rilevamento di prossimità! È passato un traghetto! È lui che ci passa! Non c'hai gli airbag! Dai Bob, parcheggia, ci siamo! Ce la possiamo fare, Lolli! Vai, si è rotta! Guida la manovra! Occhio alla Iotto! Entra adesso, Otto! Basta mai più, eh! Il bistro Bindi rappresenta un punto d'incontro dove coccolarsi e gustare il meglio della tradizione dolciaria italiana in un'atmosfera elegante e rilassata. Dalla prima colazione alla pausa pranzo, dalla merenda all'aperitivo, il bistro Bindi è unico nel suo genere, con torte, monoporzioni, American style, gelati in vaschetta, da passeggio, semifreddi, biscotti, cioccolato, pralineria, creme spalmabili, caffè e infusi, pasta, riso, cereali, conserve, snack salati e vini. Da oltre 70 anni Bindi porta la qualità della pasticceria made in Italy sulle tavole di tutto il mondo. Bindi Dolce e Caffè in Viale della Liberazione 1 a San Giuliano Milanese. Buongiorno a tutti, io sono Claudio, lei è Sofia, sono un artigiano, amo le auto, ma soprattutto i pick-up. Mi sono comprato il più grosso, il più potente, il più bello. E se non vinco, schiaccio tutti. Il nuovo F-150 Raptor 2017 è il rapace più duro, più intelligente e più capace di sempre e ribadisce il significato di essere l'unico fuoristrada ad alte prestazioni appositamente costruito rigorosamente di serie. Ford ha sviluppato il segmento di fuoristrada ad alte prestazioni con l'F-150 Raptor di prima generazione, provato e testato nelle durissime competizioni fuoristrada, e il modello presente oggi a Car Wars non si risparmia per confermare le sue doti, aggiungendo più potenza e coppia, eliminando 230 kg rispetto al modello precedente, grazie all'uso di alluminio ad alta resistenza di tipo militare, e ha il propulsore, la trasmissione e le sospensioni più avanzate di sempre su un F-150. L'altezza è aumentata di 5 cm e gli ammortizzatori Fox personalizzati sono stati ingranditi fino al diametro di 8 cm.
Ulteriori miglioramenti tecnologici includono un innovativo Terrain Management System che cambia da 2 e 4 ruote e modalità AVD con calibrazioni specifiche in base alla modalità del terreno selezionata per ottimizzare le prestazioni in qualsiasi condizione di guida. Riuscirà il rapace Raptor a mangiarsi in un sol boccone la 2 cavalli e la I8? Sofia, vieni qua con me. Vieni qua con me che adesso dobbiamo interrogare il tuo papà. Guarda con cosa si è presentato a Car Wars. Mi piace questa macchina. Poi sai, mi tocca nel cuore, no? Perché tutti lo sanno che io vivo per le macchine americane. Lui ha comprato il pick-up più desiderato, più aspettato, più potente. Guardalo lì. Ieri bellissima, eccezionale. Ieri gli ho detto, ma vieni a Car Wars con Raptor. Lui mi ha detto, ma sì, mi porto anche Sofia. E gli porterai fortuna, giusto? Sì. Ti piace la macchina che hai comprato? Adoro. Mi piace tanto perché è grande e non ha bisogno... Madonna, non ha, cioè... Buongiorno, tutto bene? Cosa c'è? Ti sei intimidita? Ma guarda che la telecamera ti vede bella lo stesso anche se ti fermi, non c'è problema. Dai, ti piace da morire, insomma, facciamo il tifo per lui. Guardali là, guarda, è circondato. Sofia, corri da papà, è circondato. Eccezionale, eccezionale. A che ora parte? Una 90 o 91? 91 questa. Ok, il biglietto. Circolare destra. Tu dove hai fatto il biglietto? Dell'Olio dove hai fatto il biglietto? Jurassic Park. Dove scendi? Però adesso non è che vorrei dire, almeno qui ci saliamo. Qui ci saliamo, però devo... altre macchine non ce la possiamo fare. Scusa Lolli, guarda come ha mirato la stazione Jurassic Park. Raptor. Perfetto. Mauro, però lui Jurassic ha un grande Raptor. Vantaggio perché vive a Milano. Se fosse vissuto in Basilicata, questo mezzo serviva per andare in campagna. Dice, passano a prendermi col Ford. Uè, signor Luigi con la macchina con gli occhiali, guarda che lei è in minoranza perché qua ci sono io. Bob, che secondo me è un po' pro Raptor, c'è. Lolli, che lo vorrebbe comprare domani, se non l'ha già comprato te lo farò sapere. Lui che l'ha comprata ieri, quindi stai attento. Io posso essere rimosso facilmente, guarda, ma la vostra coscienza no. Guarda che anche le ridotte, guarda che anche le ridotte. Però fa ridere questa cosa, no? Che no, cioè, mi ha spiegato che a Matera è proprio, cioè, il detto, no? Passano prendimi col Ford, cioè il Ford per antonomasia è il mezzo che serve per andare a lavorare nei campi. E questo è un pezzo di cultura italiana che Willy ci ha... donato così a gratis, lo sapevi tu? Non lo sapevo, ma secondo me Claudio userà Raptor per schiacciargli le due calze. Sicuramente poi ci provo. Vabbè, ma raccontatecela, cosa c'è qua sotto? Perché l'hai voluto? Allora, gran motore, 3.500, biturbo, 450 cavalli. Non è più l'esagerazione del 6.000, del 5.700, è un gran motore, funziona bene. Ma cosa hai da dire contro le cilindrate grandi te? Niente, l'unico ne è il consumo un po' troppo... forse un po' più alto di questa. Questa consuma veramente poco, non pochissimo. Adesso qua... ci vuoi convincere che hai comprato la macchina perché è economica? Super economica. L'hai comprata perché è figa, perché va certamente, forte, smettila, però, non perché... però ha un buon consumo. Certo, qualche litro in più delle altre, ma ben speso. Allora, siccome non puoi parlare tu, perché sei no, troppo... No, non posso. Sei troppo. Lolli e Willy, venite qua, non fare telefonate adesso, vieni qua. Io però vengo a sentire cosa lui la vuole, per cui anche lui non può parlare, anche tu via, basta, via, eliminato, sento Willy, perché alla fine è l'unico avversario super partes. Allora, è una macchina, problema numero uno, io che vivo a Milano, nell'isola pedonale dei Navigli, dove la metto? Devo togliere un barcone? Hanno tolto anche quelli che erano abusivi, cosa ne facciamo? Scusami Mauro, non ti puoi andare neanche a sposare con questo, la sposa cade. Luigi, neanche per un matrimonio. Sei troppo razionale. Come tutti i milanesi che vivono sul Naviglio, sei troppo razionale. Ecco perché c'ho gli occhiali sulla macchina. Hai capito? Quello che conta in campagna è il box, non la casa. Certo. Hai capito? Lo spazio. Per cui sono cavoli tuoi se sei andato a vivere sul Naviglio. Io vivo a Casate Novo, ho 1000 metri quadri di giardino e la parcheggio, sgommo e faccio fuori strada. Scusa Willy, no, perché io i tuoi cuscini, dai tuoi cuscini ho avuto fuori di tutto. Però qua Sofia mi ha mangiato le patatine, mi ha lasciato la briciola. Sofia! Non si fa, non si presenta la macchina perché il Valli dopo è cattivo e dà dei voti bassissimi. A questo punto Willy e Lolli possono sulla presentazione massacrare, perché qui la briciola c'è anche un pelo di cane qui, c'è un... guarda lì, guarda, non si fa. Non senta, si fa, signor Sofia. Naviglio, che patatine erano, San Carlo? Lei conosce la meccanica di questa macchina? Ah, perché ne ha una? Lei conosce la meccanica. È come la visto che siamo in pericolo perché lei dovrà dare un giudizio al Raptor, sì. Quindi prenderà la matita per dare meccanica, carrozzeria, il test drive forse, perché mi sa che la proviamo io e Bob, insomma, il tuo giudizio peserà sulla classifica, devi stare attento.
sono molto attento, sono tutte orecchie, perché voglio capire quali sono i mezzi moderni per andare a lavorare nei campi. Fammi sapere. Willy, ma tu pensa se con i tuoi occhialoni finisci nel sederino di questo lobo? Beh, vabbè, però si va sotto, riesco a parcheggiare. Dici? Sì. Comunque, vabbè, no, vabbè. Ma poi alla fine è bella, eh. Qualcuno vuol fare due tiri a tennis? C'è il campo? No, carino, no, possiamo io giocare? Pensavo che fosse un brigo, vendi gelato. Carino. Ma che vada si può usare per caricare qualche cadavere? Chi è? Batti tu? Serve. Beh, tu? I fiori li prendiamo dalla mia. Dalle fiori li mettiamo su. Qua. Fa, sai che fare sono fortunati. Sono fortunati questi due qua, perché non siamo Bob Gear ma Car Wars, no? Esatto. Per cui scatta il conflitto di interessi, mi tocca stare zitto. Ma tu li puoi prendere a schiaffi, eh? Ma sicuramente, voglio dire. Cioè, però ci sarebbe tanto da dire su questa macchina che loro non sanno. E diciamocele, no? Diciamocele, dicele! Ma allora, questa è una macchina con un'estetica che, ecco, nulla ora a vedere pro nobis con... prega questo bellissimo ora pro nobis la sua ora pro nobis. Era un bravo uomo. Era bravo, gli volevamo bene. No, ci hai lasciato, bravo. Non dovevi. Comunque, no. Siamo certi che in questa Pasqua di resurrezione il mistero della vita sconfiggerà il mistero della morte. Car Wars, ti volevamo bene. Il nostro istinto, però, è familiare, perché due ce ne stanno, uno e lo zio, due. Due è la famiglia, Adams qua dentro. Perché puoi morire in santa pace con il Raptor. Tranquillo, perché non hai bisogno neanche del posto al cimitero, non ti vede. In macchina, caro. Se per caso non ti vede, lui ti schiaccia e ti mette direttamente dentro. È ufficiale, Sofia non la vuole più. Sofia non torna a casa con questa macchina. Morti a parte, okay. Il portellino pesa più di tutta la due cavalli. Eppure se lo lascio, è non bravo, cade. Hai capito? Beh, guarda, comincia a segnare i punti positivi. Guarda come è rifinita bene. Ok. Guardate Claudio, sei già defilato. Ho fatto male. Cominci a accusare Claudio, no. Vieni qua, scherzi a parte. Massacrando. Parlami di queste sospensioni. Io una cosa ho visto con questa macchina, il Valli l'ha fatto fare a una persona che conosciamo, che oggi non è qui con noi a registrare, Francesca Paladini, ha detto prendi quel marciapiede lì a 60 all'ora dritto, dritto gliela fatta prendere. Lo faccio anch'io. Pazzesco, la macchina non sente niente. È eccezionale, non sente i dislivelli. Dimmi la marca degli ammortizzatori, dai, 3, 2, 1, non guardare. Bravo, esatto. Meno male. E incominciate, quante marce ha? E 10. Quanti cavalli ha? 450. Coppia? Sarà 450 che lì, no? Coppia? Un po'. Guarda, è sempre una volta e mezzo la potenza la coppia delle americane. 600. Quindi siamo a 650 Nm. Scusami Mauro, una domanda. Ho visto che qui c'è il citofono, abbiamo il monolocale, ma ti rendi conto che è senza ascensore? Dai! Ci sono le scale e tu mi vieni a parlare di modernità quando poi parlate male della mia macchina che è un grande classico. Abbiamo dimenticato a casa la mazza da vespa. Ma no, possiamo picchiare la mano, lui preferisce essere picchiato a mano. Sì? Sì. Io posso essere rimosso facilmente? No, ma tu non hai capito, io quando deve salire, io arrivo con la Iotto, gliela metto qua e lui sale. No, cioè, non può. Lali, il problema è che questo qua si è presentato con due cavalli che ci sta, la due cavalli dai, l'ho avuta, mi piace, un'icona del mondo, che poi tu la voglia comprare o no, la simpatia è fuori discussione, ma ti rendi conto come si è vestita? Ma ti rendi conto con che cosa ha fatto la tangenziale stamattina? E poi dice mi fa le foto, sì, ma per farti rinchiudere. Esatto, stavo chiamando la polizia facendo le segnalazioni. Mauro, posso dirti una cosa? La due cavalli e una camicia bianca va bene con tutto, sono i particolari che devono fare la differenza. Cosa hai scritto stamattina in francese? Mi è venuto adesso in mente, ho detto mi faccio complimento per come si è vestito. Recupero qualche parolato, camicia bianca che il Valli ha sporcato. C'è una pisciata marrone qui che scende. E la due cavalli, la vendetta della pisciata del due cavalli. Aspetta! Ah, quindi hai visto? No, lo dobbiamo firmare! Cioè, io... lo vedi qua, vai! Praticamente io ho aperto e lo stavo ammazzando, fai che vedere, bello! Fai rivedere. Scusami? No, questa è carina! Vedi? Io volevo entrare, Mauro Valli, seguimi! No, sto riprendendo qua! Mauro Valli, seguimi! Volevo entrare, quindi ho detto sono il genio di cartone, sono il figlio del signore che mi viene a prendere a scuola, lo ammazzo! Partite! E quindi uno in meno, forse ce la faccio a vincere!
diciamo subito, perché qui non è che si può. Ma si può dare in mano al giudice una macchina con le bottiglie d'acqua e il bicchierino? Ma già c'erano le briciole dietro. Devo dire che Claudio le ha comprate, ma, per tutti. Ma però. Vabbè, ma è stato gentile per questa roba qui così tirata, così come se. Fì, tieni, perché non è possibile che noi. Butta no, tutto cioè, nel cassone, non si può vedere. Basta. Adesso abbiamo pulito, possiamo procedere col montaggio in ordine. Voi lo sapete che la 90-91 c'è una fermata che si chiama Delle Milizie Troia. Delle Milizie Troia. Dove c'è Cadorna tu? Il biglietto lo diamo a lei o passa il controllo? Beh, però ragazzi, dai, a bordo, è vero, scesi da due cavalli e fa ancora più impressione, allora, perché la cucciolotta allora, piccolina tutta l'acqua. Allora, dietro Filippo tu sei comodo? Fa la sua porca scena. Come mai io non sono comodissimo, che la mia gamba non ci va? Perché? Vengo un po' avanti, sono alto 2 metri, vengo un po' avanti. Sono scialato, guarda, così non tocco da parte dell'altro componente. Non tocco neanche. Tuo padre mi voleva sabotare. Grazie, grazie. Ma dopo la due cavalli come ti senti a guidare il pullman? No, dai, sono talmente diverse che è bello averle provate tutte e tre, no? Anche perché qui comunque c'è anche qui questa tecnologia nuova che mi lascia un po' perplesso, però il motore EcoBoost 3.500, forse ce la vedo più 8 cilindri come la Tender Car dove c'è Pasquale nel cassone, cioè certo. Ci vedo ancora quel motore lì secondo me e credo poi ci ritorneranno prima o poi, perché no, è vero sì, che... No? C'è la versione anche quella 8 cilindri, anch'io sono come te, queste per me sono ancora vuoto, il piacere della guida, del rumore, del vuoto. La cosa pazzesca è che ragazzi, se pensate, con questa macchina si potrebbe andare a fare un safari rally con la macchina così come ritirata da Valli, no? E si va e si fa un safari, cosa che puoi fare con la due cavalli, forse un po' meno con l'i8, però insomma quello è più dura. Ma poi ve l'ho detto che la due cavalli in realtà è nata. Non devi parlare della due cavalli. Basta la due cavalli. Anche perché la due cavalli non ce l'ha questa roba qui. Guarda questa. Tutte ste levettine. Che carino l'obliteratore nuovo. Ma no, che servono per collegare, mi ha detto Valli, tutte già predisposte per collegare tutti gli interfono per fare appunto i rally ride, cosa che la due cavalli non ha, capito? Ok. È tecnologia che avanza. Però sentite, tra 2 anni questa tecnologia secondo te sarà ancora avanzata? Però senti, guarda, senti l'effetto delle sospensioni che dobbiamo essere bravi a trasferire a casa, sul dosso, senti che roba. Imbarazzante. Non le ha neanche sentite, mentre forse il ramo un filo ha più dondolato, questa qui è incredibilmente neutra. Questo sistema Fox, che si è stato rialzato, sospensioni Fox, fa tanto, devo dire fa tanto. Vabbè, davvero non ti convince? Luigi, non ti convince? Non ce la faccio a convincerti? Caro, non ho capito dove sono le fermate. Adesso qua ce n'è una cinese. Non puoi vedere solo il mondo dalle prospettive della due cavalli. Il mondo è anche esiste altro. Allora, io però mi immagino, no? Dico, andiamo in giro con una macchina del genere, per carità, anche molto bella, confortevole, comoda, alta, ti senti un po' il padrone del mondo. Bravo. Però dove andiamo? Nessuno può giocare a fare in giro per il mondo, perché? Una bella vacanza, vai in giro, fai. Sì, hai i suoi svantaggi, però anche tanti pro. Sei alto, sei sicuro, con tutti i elementi che ci sono in giro, con questa sicuramente è una macchina che si trasmette sicurezza. Se vai all'IKEA puoi fare tutto quello che vuoi. Vai all'IKEA, vuoi metterti, porti il doppio cabinato deluxe da montare a 8 ante. Oh, che telecamere fantastiche, per parcheggiare parcheggeresti questo gigante ovunque. Guarda. Possiamo andare a due cavalli. Guarda la sigaretta della due cavalli. Anche in una macchina così si vedono delle cose belle, si vede una due cavalli da questa macchina. Il bistrò Bindi rappresenta un punto d'incontro dove coccolarsi e gustare il meglio della tradizione dolciaria italiana in un'atmosfera elegante e rilassata. Dalla prima colazione alla pausa pranzo, dalla merenda all'aperitivo, il bistrò Bindi è unico nel suo genere, con torte, monoporzioni, American style, gelati in vaschetta, da passeggio, semifreddi, biscotti, cioccolato, pralineria, creme spalmabili, caffè e infusi, pasta, riso, cereali, conserve, snack salati e vini. Da oltre 70 anni Bindi porta la qualità della pasticceria made in Italy sulle tavole di tutto il mondo. Bindi Dolce e Caffè in Viale della Liberazione 1 a San Giuliano Milanese.
Ragazzi, lo ricordo a voi, lo ricordo a casa, Car Wars è uno contro tutti, per cui non facciamoci domande se abbiamo una 2 cavalli del 79, una super high tech i8 e un F-150 Raptor che schiaccia al mondo. Per cui niente criteri razionali, siamo a Car Wars, dovete votare, andate dove vi porta il cuore, dove la vostra conoscenza relativa alle auto vi accompagna, insomma, date il voto che volete, ma ricordatevi che insieme a queste tre ce ne saranno altre 10, 20, 30, tutte diverse tra loro. Buon voto! Ragazzi, siamo al tavolo. È la parte che mi diverte di più, è il risultato. Siete stati bravi a votarvi, abbiamo litigato per alcuni punti, io e Franco ci siamo anche consultati. Ci siamo messi le mani addosso. Fortunatamente non ho il peso della responsabilità del giudizio, come tutti mi dicevano, ma tu, conflitto di interessi, meno male. Il biondo più famoso del mondo è con me e facciamo girare chi? Lolli, dai. Sai che cos'è quel voto? No. Il voto che vai a leggere è quello vostro. È praticamente il totale della somma dei tuoi concorrenti, ciò che ha deciso Car Wars durante il contest. Okay. Vediamo dove sei. Giro. 820. È un bel punteggio. Mi sembra alto. Te lo assicuro. Sì. Perché siamo alla ottava registrazione di Car Wars e 820 al tavolo l'hanno preso in pochi. Quindi la tua macchina ha colpito nel segno. Grazie. Bob, chi... Buono, sì, sorprese. Dopo gli facciamo analizzare i voti. Esatto. Adesso andiamo da Luigi. Hai voglia? No, ma è fantastico perché insomma portare una due cavalli così carina, no? Insieme a due colossi tecnologici, iper tecnologici, ha dimostrato grande coraggio, ma lui ne ha da vendere. Ma lui, prima che giri, cioè, svegliamo questo mistero. È amministratore di tipo 20 pagine Facebook, capito? È praticamente un social man di primo ordine, per cui dobbiamo tremare durante la gara. Cioè, i 10 giorni dopo la puntata, cerchiamo di far capire a casa cosa succede, perché il pubblico voterà, non dovremo più aspettare la fine del girone perché non sappiamo quante macchine faremo, per cui... Puntata, domani vai in onda la prima puntata, per 10 giorni fino alla domenica successiva le macchine saranno in rete, in quei 10 giorni spamming a manetta. Io non voglio immaginare lui in quei giorni cosa farà. Comunque gira, perché intanto ti abbiamo castigato te il tuo rottamino. 460 punti. La metà di Lolli. Però attenzione che poi ci sono delle sorprese. Ci sta che questa sia è la prima fase, sono tre le fasi di votazione, anzi quattro. Io ho dovuto dividerlo per quattro postazioni nella mia macchina. Quindi, comunque sta. Tavolo, bonus, podio e online. C'è bonus, queste sono le fasi. C'è il bonus. Claudio. Claudio, cosa ci dici? Leggo? Leggi. Sono ben 785 punti. Non allora, basso, non mi inchino a... Ma non è finita. Vi siete votati voi, ragazzi. Questo totale è il vostro, privo del bonus nostro, Bob, perché Bob è il bonus dei due. Io sono il cattivus. E poi ci sarà la scheda. Allora, qualche voto lo andiamo a speculare. Per esempio Lolli, Claudio. Sì. No, scusami, Luigi. Ha dato 10 ai tuoi interni, alla due cavallina gli ha dato 10, perché gli ha dato 10? Perché c'erano i peli di cavallo. Ma li ho presi io, tu non ma io c'eri. Li vedevo che camminavano su il tuo maglioncino, che è venuto Mister l'iterizia. Mister Lolli, mi dia la mano, io ho dato 20. Però gli ho dato un buon voto sulla presentazione, sì, assolutamente, 80 presentazione alta. Madonna, invece Sofia, quando vedevo che cancellava i voti del suo babbo Claudio, ti ha messo 20 alla meccanica e 40 alla carrozzeria. Aspetta, no, 30 alla carrozzeria. Un po' marcina, E la rugginita in pace. Va bene, invece vediamo Claudio, chi è stato cattivo con Claudio. A Raptor, no, voti alti. Perché meccanica gli ha dato 60, Lolli? Perché ne parlavamo prima, Raptor, bellissimo mezzo. È questo 3.5 che mi piace. Lolli è radicato nei pistoni grandi. Esatto, 8 cilindri per me è così. È così, va bene. Però a testimonianza che Luigi è
un grandissimo appassionato ed è persona estremamente onesta, razionale. Guardate i voti che ha dato al Raptor, perché lui, ma, dall'inizio ha detto ma questo qui è un pullman, una filovia. 75 importanza storica, ottimo voto, 70 la presentazione, perché poi anche Bali avrà delle cose da dire, carrozzeria 95, sei stato fin troppo, secondo me, gentile, bravo, interni 75, meccanica 90, per cui, Monsieur Luigi, sei fantastico. Tra le altre cose aggiungiamo che votare l'importanza storica di una macchina che storica non è, per cui ci stiamo proiettando nel futuro e stiamo cercando di prevedere come andrà, la sua importanza non è assolutamente facile. Invece ti voglio leggere la nostra scheda e valutazione. Sulla Due Cavalli ti abbiamo dato il 70 di importanza storica, perché insomma di gente in macchina ne ha messa la Due Cavalli, no? La presentazione è 70, per cui ti ho premiato la simpatia. Okay. Se tu l'avessi portata leccatissima da museo, avresti preso sicuramente, non dico 100, perché non si può dare a Due Cavalli, però avresti preso di più. Ti ho bocciato per la carrozzeria, l'hai lavata ieri, ma 40, cerca di guardarmi bene. Invece di attaccare solo portachiavi e trofei da giostra, cazzo, dagli una lavata ogni tanto. 20 di interni, test drive 60. Fantastica, vuota, come tiene quella macchina lì? Cioè. E una meccanica che io giudico da meccanico molto affidabile e molto concreta, ho dato 70. Mentre invece ci va di continuare a far sapere cosa abbiamo fatto con loro. Sì, dai, che sono curiosi. Passiamo alla BMW. Non abbiamo dato un'importanza storica importante, giusto? Abbiamo dato 70 perché non sapremo come sarà l'ibrido. Ma ti abbiamo dato un sacco di buoni voti. La presentazione e la carrozzeria abbiamo un 8,5, 85. Perché dovevi lucidarla stamattina e mettere il nero gomme, cosa che non hai fatto, quindi punito da uomo di automobili. Ha rovinato il mio camper con la porta gabbiano, uno sfriso sulla carrozzeria, un cerchio rovinato, per cui non hai onorato il prototipo che hai portato a casa. Però 95 gli interni, perché sembra di sedersi su un'astronave, e se ci scolleghiamo dalle nostre passioni personali siamo veramente su qualche cosa che si tocca, che è nuovo. E con Bob abbiamo dato 100 al test drive e 100 alla meccanica. Spaventosa. Veramente stupefacente. Dovete salirci. Ci siamo detti la stessa cosa, siamo veramente allineati, non perché siamo amici, ma perché siamo in sintonia con un sacco di gusto e piacere per quanto riguarda le automobili. Eravamo prevenuti e abbiamo votato bene l'automobile. Mentre invece il Raptor diglielo, avanti, contagliele il Raptor. Importanza ti ho dato 90, perché secondo me sarà un pick-up che finirà in alto, circolare, capito? Un pick-up che non avrà una produzione limitata, per fortuna sua, e sarà un importante. E ti devo dire anche che c'è allo stato embrionale un 7 litri big block, 8 cilindri, quindi comincia a consumare poco, che poi ti faccio consumare tanto con la prossima. Presentazione 65, Bob. Ma le briciole, il popcorn la saccano lì dietro, le bottiglie dell'acqua, le bottiglie hai fatto colazione sul Raptor. E siccome la macchina è nuova e diventa incontestabile, dobbiamo attaccarci alle briciole per gridarvi, capito? Nel vero senso della parola. Giusto. Carrozzeria 85, perché nemmeno lui si è svegliato, lui ha detto ha piovuto stanotte, quindi. E allora ti svegli alle 5, quando smette di piovere la lavi, la asciughi e metti il nero gomme. Cosa avevi da fare stamattina se non pensare al Raptor? Per allora, sono partito da casa alle 6:30. Era tale la tensione. Che ce frega, c'è anche, però, c'è anche se posso, la scusate che nel box non ma c'è. La puntata di parcheggiare. Ma la puntata di Car Wars deve essere come un lungo viaggio, ti devi svegliare alle 4 di notte perché hai paura di perdere l'aereo. Quindi punito, 85. Punito con 8,5 non è una punizione. No, però, assolutamente. Interni 90, perché li critico io, nel senso design fantastico, ma potrebbero, visto il costo della macchina, darci quel briciolo di qualità in più, però 9, fatemi dire che è un bel voto. Abbiamo dato 90 di test drive, perché io e Franco siamo molto allineati, 95 alla meccanica, penalizzi due cilindri, ma io, al contrario di Lolli, la vivo un po' più da vicino e comunque non posso non premiare 450 cavalli, 600 e rotini newton-metro di coppia, divisa in 10 rapporti, per cui direi che è un ottimo prodotto e degno di partecipare a Car Wars. Ok? Però non avete i totali. Un totalissimo fuori. Allora, dov'è? Numeri. Vieni qua. Numeri. Ho fatto segno. Ce li hai voi? Ce li hai? 1, 2, 3? Sì. Ha detto sì. Ha detto di sì. Vediamo dove. La risposta è positiva. Dove ce li ho? Potrebbe essere Lissone. Magari sono Lissone. Ha detto sì, ce l'ho. Ce l'ho. Allora facciamo così, sei tu primo, qua c'è l'uno, poi diranno anche gli ufficiali, perché qui qua c'è un due, sei due, no, non è finita! Non è finita, aspetta. Perché ci potrebbe essere la rimonta! Oh ragazzi, avete quattro motivi per spostarvi dalla classifica, il vostro voto, il bonus, il podio e la rete. Posso dire a chi ho dato il bonus? Devi.
D'accordo con tutti e due. È un centino. Rimani terzo perché passi da 465-60 e sei ancora lontano dai voti del però, secondo. Però manca la somma JP, dai, i numeri ufficiali, su che Lolli sta bene con l'uno stampato. Guardalo lì. Grazie JP che mi hai dato le mie, grazie. Nonostante il bonus abbiamo già dichiarato che Lolli è ancora primo. Vediamo con la nostra scheda cosa succede. Va bene. Vi siete votati, primo Lolli Iotto, secondo Claudio con Raptor e la sua piccola Sofia, terzo Luigi che si è beccato il bonus ma rimane in terza posizione. Meno male, perché questo farà un casino sul social da morire, ma non abbiamo ancora messo insieme i voti del giudice, di Bob, ok? Quindi voi, Lolli, sarai ancora primo? Non lo so, speriamo. Sarai ancora primo. Vado a vedere. Col cane, qua è il momento di... Cosa fai? Io ho fatto la spesa al caffè Bindi. C'ho dei profiteroles. Ma lavori per la 6? No, lavoro per Bindi. C'ho dei profiteroles. Ti conviene, sai? Guarda che roba. Sai che ti converrebbe? A me lo dici, a me lo dici. Guarda qua. A chi allora, andrà quello grosso? Qui c'è un premio grande e un premio piccolo che due vi danno sempre nel sacchetto. A me non è che piace molto sta storia del sacchetto. Comunque, fermo lì, metti di ballare. Guarda qua. Guarda cosa ti dico. Guarda cosa ti dico, che lui, per fortuna, con quel rottame, con gli occhiali, rimane terzo. Però, tanti punti, premio tanti simpatia punti. E bonus, assolutamente ragazzi, merita un pa di mano. Complimenti, il numero perfetto. Ascolta però, perché tu eri stato valutato più o meno la metà da questi due scorretti di concorrenza. I giudici ti hanno portato a 950, per cui sei a 2,30. Questo ripeto ancora, 460, 560 con il nostro 950, quindi non hai un punteggio invisibile in classifica, ok? Lo devo dire che rimane primo, Claudio è secondo, a poco, 1390. Allora, premio secondo, Sofia, non mangiarli tutti tu. Tu non sarai social, Claudio, ma Raptor sì, per cui 10 punti ogni like sono tanta roba, eh? Vado a stringere la mano al vincitore di questa puntata. And the profiterole. Grazie. Complimenti, mi devi 10 euro. E l'autotorino ti deve dare l'aumento per questa cosa, per cui signori dell'autotorino, si è impegnato, è venuto con una concept a fare casino, ti sei beccato con la nostra scheda 1455 punti. Grazie. Che tu sei un po' fuori dal mondo di Car Wars perché mi hai seguito poco, ma d'ora in avanti ti toccherà mano. Assolutamente. Ormai devi sparpagliare anche tu la trasmissione, però sarai in alto in classifica. Beh. Vediamo cosa succede, sei social, Lolli? Sono social, mi faccio aiutare. Stacchiamoci da vincitore, stiamo qua, non è una zona di perdita. No, la macchina più bella della tua, non dammela! No, l'ha messa nel frigorifero, guarda, vai! L'ha messa nel frigorifero! Così non si sbaglia nel frigo e non è la lavatrice. Impara la lezione, imparate la lezione, quindi. Bimbi! Perfetto! Allora, mangiati profiterol, mi raccomando! Ci vediamo poi. Bob, finalmente ho fatto una puntata intera con Bob che mi schivava, mi ha detto no, tu te la tiri, lo vuoi fare da solo, ma io gli voglio troppo bene. Grazie, con Bob a Car Wars tutto è cambiato, per cui... Ci vediamo la settimana prossima. Mi piace che tu sia qua. Tornate ancora, siamo divertiti tanto. Ci siamo divertiti tanto. Li incrociamo, diamo a lui la yacht. Eppure facciamo... dovremmo dire che non ci sopportiamo più, io vedo più che mia moglie, non ce la faccio più. Sono stizzito io da questa cosa, veramente. Ti voglio dividere con Luigi, ti fai... Io voglio andare a Canale 5 solo per non vederti più. Capito? Loro mi chiamano, ma io dico no, non è vengo, una ragazzi. Motivazione. Mi ha chiamato Rai 1 per Sanremo, ma non ci vado. Voglio... Comunque io volevo chiudere con una cosa importante, la trasmissione più bella è la vostra. Grazie! Ragazzi, Car Wars! Questo qua si mette in mezzo, gli tiriamo uno schiaffo, Car Wars, secondo girone, seconda puntata, non si sa quando finiranno, la classifica è lunga. Così, la 6. Ciao! 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 Ma come saluta? Oh, prendiamo la 90 per andare a casa. Da oltre 70 anni Bindi porta la qualità della pasticceria made in Italy sulle tavole di tutto il mondo. Bindi Dolci e Caffè in Viale della Liberazione 1 a San Giuliano Milanese. I get no doubt.